Amici YouTube, Pepino Audace, ragazzi, torniamo con F1, F1 23 e iniziamo la nuova carriera con questo splendido pilota, Oliver Behrmann. Ha esordito in Ferrari l'altra gara e andiamo proprio con lui. Lui è il nuovo Pepino Audace, perché lui ha difficoltà, ragazzi. Montiamo 51. Mettiamo la difficoltà del. Allora, facciamo formato qualifiche solo features race, molto breve. Possiamo fare anche breve. E andiamo con Behrmann, cercandolo di portare in Formula 1. La prima gara è in McLaren. C'è, credo ci sia... però ragazzi, non ho mai usato la Formula 2, quindi... Prima gara con Behrmann in Ferrari. Sainz e Leclerc in Ferrari. Behrmann in Ferrari Academy. Qua ragazzi abbiamo sbagliato la curva. SQ credo sia le qualifiche con Behrmann primo. Ragazzi, un po' che non gioco a Formula, ma ci tenevo a portarvi Oliver Behrmann. Uno di 22, ma quindi ragazzi, questa è la qualifica. Giro, siamo molto soddisfatti. Behrmann primo nel Sakhir. Esordito Jeddah. Portiamo magari due episodi a settimana di Behrmann. Top par scelta RT, poi c'è Darvila, Martins, Oker, Messing, Duran, Iwasa, Fittipaldi. Domani commenteremo la feature racing. Allora, vediamo questa F2. Sì, vediamo anche quanti giri ci sono in F2. 8 giri. Future race. Ok, 8 giri. Così finiamo subito questo campionato. E poi non so chi vince il campionato, se è a Prodem Formula 1. Per iniziare la gara di oggi. Vedremo. Nuova curva. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Con Behrmann primo. Oliver Behrmann con accanto Theo Purcher. Quindi nella RT, ma credo sia Sauber Academy. Martens. Dennis Sauber. Vesti. Duan Ajar. Beh ragazzi, il 90% di piloti sono
Mercedes Academy. Ok, ci siamo. Conto su di te, non deludere. Oliver! 8 giri! Ah, non abbiamo lasciato la frizione! Poor measure! Ragazzi, mi sono totalmente dimenticato come si gioca a Formula 1. Ho un po' di vantaggio. Colpa mia, ragazzi, ho mollato la frizione. Lasciata primo, Berman secondo. Arrivato settimo in Formula 1 con Ferrari. Ma credo Red Bull Academy sia... Ragazzi, la macchina di Berman va veloce e prova il sorpasso, ragazzi. Oliver in testa alla gara. Secondo su Porsche Martins, la villa Vesti, Berman giro veloce. Ragazzi, dobbiamo continuare anche la carriera con Pepino Audace, carriera Ferrari. E Fuchs al primo settore. Non c'è solo il calcio sul canale Pepino Audace, ma c'è anche la Formula 1 con Oliver Berman. Due secondi per Oliver Berman. Talento, che per me è un talento, ragazzi. 18 anni, arrivare settimo in Formula 1 a Jeddah. Vola tra le carrelline della Sakhir del Bahrain. Fuchsia. Scher secondo. Berman gira sul 45. Gira quasi come i grandi. Ragazzi, anche Max Verstappen è partito da qui, eh. Sono sicuro che Berman tra qualche anno è il nuovo Max Verstappen, ragazzi. Tra l'altro inglese, come Hamilton, come George Russell, anche lui era
Correva in F2. Fucsia, ragazzi. A rosso, sfondo settore. Buono ragazzi, giro sulla 45 per Oliver, 6 marce solo in F2, 5 secondi al secondo ragazzi. Gran guida di Oliver. Pulito. Ordinato. Osher. Secondo, poi Martins. Ragazzi, questo è il miglior tempo. È il migliore è Berman, 3 giri al termine della prima gara di F2. Il compagno di squadra è 11,0 secondi. Eh sì, da Vesti. Ma io credo che sia primo nel campionato di F2 Berman. Settore rosso ragazzi, abbiamo anche le rosse. Quarantasette ragazzi. Porsche secondo. Siamo più o meno due gare episodio. Sono. Ho visto una media di 14 gare al campionato di F2. Vediamo se Berman andrà anche in Australia con la Formula 1.
condizioni delle gomme ancora ottime. Dieci secondi dal secondo. Ragazzi, 46, comunque buon girare per Oliver. Dieci secondi, ragazzi. Porsche secondo. Per Oliver Biermann, sì, pilota di cui mi sono innamorato, pilota sontuoso, fantastico, vabbè, ovviamente Max Verstappen, Charles Leclerc, ma in questo momento Biermann è un pilota che mi fa impazzire. Per chi ama le quattro ruote e la Formula 1. Biermann. Ancora Biermann. Verso il traguardo della Sakhir. C'è Daruvala. Dico le soft. Secondi sul 48, ma che guida splendida, e vince Oliver Pirma, casco Ferrari, e ovviamente il pilota del giorno è Oliver Pirma. Grande gara della Prema che si aggiudica la vittoria. Intro Prema è Ferrari Academy. Credo che la gestione degli pneumatici sia stata la chiave di volta. Poi secondo Alpine Academy bisogna tenere quella velocità per l'intera durata della gara.
tempi sul giro competitivi e una guida non troppo dura per le gomme hanno segnato la vittoria. È il momento di una nuova cerimonia di premiazione con i piloti che si preparano a festeggiare. Per la Prema è un'altra giornata da ricordare. Si può leggerlo chiaramente sul volto dei componenti del team. Sì, prima gara! E ora Ervan! Questi risultati si riflettono sulla va in testa alla gara! Aumenta il suo vantaggio in testa al campionato. Davide Valsecchi, secondo te chi dovrebbe essere il nostro pilota del giorno? Oggi mi hanno colpito diversi piloti, ma se ce n'è uno che si è distinto in particolar modo, è Olli Berman. E ora passiamo ai costruttori. La Prema passa in testa alla classifica. Berman, davanti, volete la Prochère. Speriamo. Due francesi sono della RT, che sarebbe la Alpine. La prima gara è andata, ragazzi, con Berman. La prossima dovrebbe essere dove? A Jeddah, se non sbaglio. Sì, Jeddah. Jeddah. Sì, come se fosse il campionato di Formula 1. Ragazzi, settimo è arrivato in Formula 1 a Jeddah, qua. Olivers Bermans. Guida sontuosa, partito undicesimo. È arrivato settimo Berman. Tra i grandi. Subito giro veloce di Oliver. In questo momento in F2 la RT è quella che va meglio. Bravo, hai fatto. Hai guidato davvero bene. Giro veloce di Oliver. E andiamo a farci la gara, ragazzi. Le qualifiche sono terminate, siamo pronti per la gara di domani con questo. E c'è Vesti, anche lui Ferrari Academy. Dennis Hauger. Un saluto per il momento, ma vi diamo appuntamento a domani per la feature race. Rod Carling. Andiamo, ragazzi. Col signor Rino Oliver Berman. Andiamo alla 7 giri, la Future Race. Si va a Jeddah. A Jeddah per quella che si preannuncia come un'emozionante gara di Formula 2. Non c'è Carlo Valsecchi. 30 gradi a Jeddah. Un circuito interessante quello di Jeddah. Come molti altri circuiti cittadini del calendario di Saudi Arabia. Mentre sono in corso gli ultimi preparativi, guardiamo le posizioni sulla griglia di partenza. La fantastica performance di ieri di Olli Berman gli è valsa la pole position. Prochère ancora. Vediamo Theo Pourchaire.
Quindi, nel resto della griglia, Auger, Iwasa, Frederick Vesti. No... Ah, tra l'altro Iwasa è Red Bull Academy. Ho lasciato la frizione. È subito forte Oliver. Un secondo, Oliver. Hai Prochair. E Vesti ancora superato. Sei per Berman. Ragazzi, vorrei provare un Berman in Formula 1. Magari proprio in Ferrari, o al posto di un Sainz, o al posto di un Leclerc. È un fa spavatura! Il pilota inglese. Filo muretto, ragazzi. Che gara di Oliver. Quarantasei. Continua a spingere. Ancora 4 giri.
Buona ragazzi. I due settori perfetti di Oliver. Oliver! Anzi, parlo poco durante la Formula 1 per il sound della RT. Il settore verde per Oliver's Birmingham. Quarantasette ragazzi, per i due settori a bomba di Oliver. Fatemi sapere anche nei commenti se c'è una carriera piloti. Possiamo portare Berman di F2 in Formula 1. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. Sesto giro ragazzi.
Ultimo giro per Berman. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa il risultato. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 13,2 secondi. Ragazzi, Vesta! Anche lui ha una Ferrari Academy. Qua credo che Berman ha ancora 17 anni. Vince la seconda gara Oliver Berman. Guida splendida, hai vinto la gara. Pilota del giorno ovviamente. Splendida vittoria per il team Prema oggi. Tra l'altro il primo tema è italiano. Oggi questo risultato. Il segreto è stato mantenere la calma, precisione, sicurezza e la capacità di affrontare con professionalità e metodo ogni imprevisto senza perdere di vista gli aspetti cruciali, vale a dire l'auto e la strategia di gara. Oggi ha vinto chi è riuscito a tenersi fuori dai guai. Mentre i piloti salgono sul podio, l'adrenalina di questa giornata di gara è ancora a mille. Un altro successo in Formula 2 per la Sì, è arrivato un giapponese che è team Red Bull. Credo sia terzo nel mondiale. Credo di sì. Dopo questa gara rivediamo la classifica del mondiale piloti. Ottimo risultato per Olli Berman che aumenta il suo vantaggio in testa al campionato. Passiamo al pilota del giorno quindi. Davide Valsecchi, chi si è distinto dalla massa? Credo che il mio favorito sia Olli Berman. Scuderia ha scelto giustamente. Anzi, 56 punti. Si è lasciato scappare, nessuna opportunità. E Iwasa quarto. Il campionato costruito. Beh, Vesti terzo, ragazzi. Prema sugli inseguitori aumenta. Un altro team che ha dato spettacolo oggi prema. È stata la Dams. Premiata da un balzo in classifica. Allora, ragazzi, concludo qua il primo episodio carriera Oliver Berman. Si va adesso in Australia. Sì, si va in Australia. Però ragazzi, la facciamo, la continuiamo, credo prossima settimana porto un episodio a settimana, quindi la prossima settimana riprendo con gli altri due gran premi con Oliver Berman. Bella a tutti, Pepino Audace.